Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming su rete8.it. Ce l'avete chiesto in tantissimi e noi vi accontentiamo volentieri tornando ad occuparci dei vaccini anti-Covid. A proposito, io vi ringrazio per le manifestazioni di interesse e di affetto che avete sempre nei confronti di questa trasmissione. Dicevo, torniamo ad occuparci questa sera, in questa puntata, dei vaccini anti-Covid e nello specifico cercheremo di approfondire le caratteristiche dei vari tipi che sono attualmente sul mercato e che quotidianamente vengono inoculati alla popolazione, la loro efficacia, in particolare verso le sempre più temute varianti del SARS-CoV-2 e anche la loro sicurezza. Non perderemo l'occasione in questa trasmissione anche per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda le vaccinazioni, vaccinazioni anti-Covid nella nostra regione. Faremo tutto questo grazie alla competenza della nostra graditissima ospite. Viene da giornate pienissime, lunghissime, però ha voluto essere qui nei nostri studi per voi e a vostra disposizione fino alle 22:30 per rispondere ad eventuali domande. Buonasera e bentornata alla dottoressa Graziella Soldato. Buonasera, Buonasera, buonasera a dottoressa. tutti, buonasera a lei. Sta bene? Sì, senza Stanca? voce, stanca e soprattutto senza Senza voce. È un sexy un robot. sensi rocco, sì. Cercherò di farla parlare meno, ma dovremmo arrivare comunque alle ce la 22:30. faremo, Ce la ce la faremo. faremo, ce la Dottoressa faremo. Graziella Soldato, dirigente medico, unità operativa complessa, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, ospedale di Pescara, ASL di Pescara, settore vaccinazione. Quanti vaccini ha fatto oggi, dottoressa? Qualche centinaio come tutti i giorni. Oggi? Beh, oggi, ieri, Ieri? facciamo sì. Ma lei è ambidestra o lo fa sempre Sì. solo con un braccio? No, io faccio sempre solo con una mano, E però la sera? utilizzo tutte e due gli Tutte arti dei e due. E vaccinandi. no, siccome noi nelle immagini che abbiamo girato anche come Rete 8, ma nelle immagini che vediamo quotidianamente in televisione, mi sembra che ci vuole anche un po' di energia a fare. No, 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 sono No? aghi sottilissimi, Sono aghi no, sottili. sono aghi sottilissimi, quindi penetrano senza alcuna pressione o forza. Com'è la Quindi, situazione? la situazione è, diciamo, piuttosto critica. I casi ci sono, li Situazione teniamo sotto vaccinazione o vaccinazione situazione tutti e contagi? due, perché vanno un po' di pari passo. Se non faccio tante vaccinazioni, i contagi non diminuiscono e viceversa. Quindi, sono vasi comunicanti, ecco, Anche diciamo oggi in così. Abruzzo 482 nuovi casi, 11 decessi, è un pochettino sceso sotto alla media di questi giorni l'indice RT, che forse fa sperare che non diventiamo rossi ma restiamo arancioni. Arancioni. Domani il verdetto, la sentenza, Staremo a vedere lei cosa domani. dice? Io aspetto, però, anche se restiamo arancioni per tante attività, però i nostri comportamenti individuali devono essere da zona rossa. Non deve essere un'ordinanza o una legge a ricordarci che alcuni Certo. comportamenti sono fondamentali per evitare i contagi. Ma sta sfuggendo di mano la situazione? Si parla tanto di questa variante inglese che attecchisce Sì, ha un soprattutto tasso di nella nostra, nell'area. trasmissibilità, un tasso di trasmissibilità superiore, Superiore. quindi è chiaro che il Si è abbassata anche la contagio fascia d'età delle è persone contagiate. certo. Abbiamo L'ospedale questo. a Pescara com'è la situazione? La situazione è delicata in Delicata. ospedale, sì. I posti cominciano a scarseggiare, però Reggete. reggiamo, sì. Abbiamo una soluzione sempre per tutte, Sempre per questo tutti. è State fondamentale. chiudendo altri reparti per Sì, per Rabibini, destinare sì, area a Covid. Covid. Staremo a vedere. La faccio riposare La anche la mia sua voce per voce. qualche minuto. Torno da lei tra poco e poi faremo tutta una tirata, ovviamente con le pause pubblicitarie fino alle 22:30 per parlare dei vaccini anti-Covid. Come ogni settimana,
Anche oggi voglio ricordare a tutti i telespettatori con la solita incursione nelle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine listate a lutto dallo scorso anno, voglio ricordare a tutti i telespettatori e anche a me stesso i rischi che corrono quotidianamente tutti coloro che si prendono cura di noi, il personale sanitario, medico, infermieristico e i volontari. A proposito di questo sito, è dall'anno scorso, dal febbraio, inizi di marzo dell'anno scorso, con le pagine listate a lutto che aggiorna l'elenco dei medici deceduti per contagio, e rispetto alla settimana scorsa questo elenco si è ulteriormente allungato. Ad oggi, come potete leggere, sono 324 i medici caduti per servizio, medici contagiati tra quelli in servizio e quelli che magari erano in pensione e si sono prestati ad aiutare i colleghi e a soccorrere la gente. Bene, sono 11 in più rispetto alla settimana scorsa. I medici deceduti per contagio, un'autentica strage come potete benissimo intuire, vanno aggiunti un'ottantina di infermieri, anche questo numero è aumentato negli ultimi 7 giorni, con quasi 100.000 infermieri contagiati dall'inizio della pandemia in Italia. E inoltre ci sono 26 farmacisti deceduti per contagio in questo anno di pandemia. La pagina della solidarietà, anche questa settimana vogliamo sostenere iniziativa lodevole aperta da mesi e mesi dalla ASL Lanciano Vasto Chieti, l'apertura di un conto corrente dedicato ad eventuali donazioni, sempre utilissime in tempi di emergenza. State vedendo le coordinate bancarie, le trovate e le potete annotare con più calma sul sito della ASL Lanciano Vasto Chieti. In questi mesi sono stati raccolti bei soldini che sono stati destinati all'acquisto di una decina di ecografi portatili che sono stati dati in dotazione alle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, che garantiscono l'assistenza domiciliare sul territorio della provincia di Chieti. Ne servirebbero ancora di ecografi portatili e dunque questa raccolta di vostre eventuali donazioni va avanti. Grazie alle persone che lavorano con me a questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile. In redazione, come sempre, c'è il garbo e il sorriso, ci sono il garbo e il sorriso della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi anche questa sera a ricevere le telefonate, i numeri a disposizione sono già in sovrimpressione, io lo ricordo. Prefisso 0871 5873 230 5873 235, ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro anche a Francesco in regia. Proprio a Francesco Specchiulli chiedo di andare subito sulle pagine del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Governo italiano, insomma del Ministero della Sanità, per fare anche un po' il punto della situazione per quanto riguarda le vaccinazioni in Italia e anche in Abruzzo, numeri che voglio commentare con la dottoressa Soldato. Insomma, ad oggi sono state vaccinate 3.279.000 e rotte persone come prima dose, invece le persone che diciamo sono già state vaccinate con entrambe le dosi sono 1.315.000 e rotti. Sono tante, sono poche, dottoressa? Pochissime. Sono pochissime. Pochissime, sì. La penso anch'io come lei e di questo sono passo, state fatte delle proiezioni, sì. con questo andamento copriremo tutta la popolazione nel 2024. Esatto, invece bisognerebbe arrivare alla famosa o famigerata immunità di gregge. Sì, che si raggiunge 70-72%, esatto, sì. Oltre il 70%. Andiamo a vedere l'Abruzzo, come ci stiamo comportando noi, siamo intorno al 73,3%, i numeri li vedo molto da lontano. 53.000 dosi, sempre comunque una distribuzione ancora a singhiozzo dei vaccini, quindi...
Ma adesso sul mercato sono arrivati, è arrivato anche l'ultimo, no? AstraZeneca, c'è sì. Pfizer, c'è Moderna, continuano a mancare i vaccini? Continuano a mancare i vaccini, sì, perché la produzione di un vaccino ha dei tempi piuttosto lunghi, essendo un prodotto biologico, non è una compressa dove vengono miscelate delle polveri con un principio attivo, si tratta di un farmaco biologico che si può contaminare e quindi ha dei processi di controllo molto più lunghi. E comunque quindi, se arrivassero... I siti di produzione, l'unica diciamo, possibilità è ampliare i siti di produzione, tant'è che anche l'Italia si è offerta, si sta offrendo per... Sì. Allora, commentati questi numeri, prima di andare a vedere nel dettaglio le caratteristiche dei tre vaccini anti-Covid che attualmente vengono usati, usati quotidianamente anche dalla dottoressa Soldato, alle 21.11 lo spazio volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto, rete 8? Buonasera, sono Graziano da Montesilvano. Buonasera Graziano, dica. Buonasera. Vorrei chiedere alla dottoressa che se mia moglie, che ha episodi ricorrenti di herpes simplex, quando è stanca, quando perde sonno, queste condizioni, altro mi pare che lei stessa la vaccinò un paio di anni fa, due o tre anni fa, per l'herpes zoster. Ecco, può fare il vaccino? Sì, può ricevere il vaccino in assoluta tranquillità, anche con questi episodi, purché non faccia dei trattamenti antivirali concomitanti, ecco. No, ok, se ha già superato queste fasi... Può sottoporsi alla vaccinazione, sì. Va bene, la ringrazio. Prego. Grazie, Graziano. Allora, abbiamo commentato un po' i dati dello stato delle vaccinazioni in Italia e in Abruzzo. Vogliamo cominciare a vedere le diversità tra i vari vaccini? Certo. Un po' ci avete preso anche la mano, no? Soprattutto col Pfizer, cos'è, già un sì, mese Pfizer e mezzo. Sì, Pfizer è stato il primo ad essere autorizzato, è arrivato il 21 dicembre l'autorizzazione, quindi abbiamo iniziato il 2. Moderna. Avete già fatto anche la seconda dose a tante persone. Allora, intanto le chiedo, ci sono state persone che hanno avuto effetti collaterali del Pfizer? Allora, gli effetti collaterali più frequenti erano comunque quelli attesi, C'è stato qualche effetto collaterale inaspettato, ma comunque a rapida risoluzione. Sì. E invece nulla di grave. Qualche dato sull'efficacia nei confronti delle varianti? Noi abbiamo soprattutto l'inglese. Sì, allora dati a disposizione ne abbiamo perché ci provengono da studi già fatti. L'esperienza sul campo è ancora da diciamo, verificare, perché abbiamo avuto casi di contagi in persone vaccinate. Però sapere a quando erano persone asintomatiche vaccinate già in corso di infezione. E se si erano beccate la variante. Ma abbiamo comunque, stiamo tipizzando, stiamo valutando un po' questi soggetti che nonostante, così come da indicazioni ministeriali, i soggetti che hanno contratto il SARS-CoV-2 durante e dopo la vaccinazione vanno comunque attenzionati per vedere se facendo il sequenziamento del virus si tratta di una potenziale variante. Questo è una, diciamo, è un'attenzione che va posta sulle persone assolutamente vaccinate. Assolutamente sì. Gli studi comunque dimostrano che sì, è vero, l'efficacia in parte viene ridotta e ci sono alcuni studi, seppur con certi limiti. Per esempio il vaccino Pfizer è efficace contro la variante, mantiene gran parte della sua efficacia contro la variante inglese e contro la variante sudafricana. Certo, dovremmo... È da studiare. Ci sono studi in atto comunque. Allora, intanto vedo nel mio monitor di servizio che Giliola è assediata dalle telefonate. Do subito spazio ai telespettatori che come sempre hanno la priorità assoluta in questa trasmissione, però voglio dare una notizia sia alla dottoressa Soldato che ai telespettatori, perché a proposito di varianti, la prossima settimana in questo studio a quest'ora sarà ospite il professor Liborio Stuppia, che è
dirige il laboratorio di genetica molecolare all'Università di Chieti e che sequenziamento e che da mesi e mesi è sommerso dai tamponi, e con lui parleremo anche proprio di varianti e di sequenziamento. 21:16, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Montesilvano. Prego. Allora, volevo chiedere alla dottoressa, mia madre da 5 anni, età 75 anni, è affetta da 5 anni da trombocitemia intestinale e viene curata in ematologia con l'oncocardite. Questo oncocardite fa aumentare l'acido urico, le hanno prescritto l'allopurinolo, è risultata allergica a questo farmaco, ha avuto una reazione allergica quindi urticaria, e quindi niente, doveva avere un altro farmaco, ma ha preferito, lei riesce a bere abbastanza, quindi bevendo tanto riesce a tenere sotto controllo l'acido urico, rimane nei range man mano che fa i trasfusioni di sangue. Adesso le chiedevo, l'ho prenotata sulla piattaforma per fare questo vaccino, potrà farlo tranquillamente o potrà avere dei problemi? Sì, allora resta in linea, dottoressa. Allora, mi sembra di capire che la mamma facesse l'oncocarbide e poi ha sostituito il farmaco, ha avuto una reazione allergica. No, l'oncocarbide lo continua ad assumere. Ah, continua ad assumerlo, però è il farmaco... L'allopurinolo. Ah, l'allopurinolo, scusi, non avevo sentito. Per la certo. C'è una telefonata un po' con un eco, un po' di rimbombo. Sì, perfetto. Sì, il vaccino lo può fare, anzi lo deve fare proprio perché ha una patologia cronica, e per quel che riguarda la reazione allergica al farmaco ha avuto, mi sembra che abbia detto, riferito una reazione cutanea, soltanto orticaria, esatto. Non una vera e propria anafilassi, pertanto può affrontare la vaccinazione, sì. Altre domande? No? Va bene così la nostra amica di Montesilvano? Montesilvano, sì. Va benissimo, grazie. Prego. Grazie anche a lei, in bocca al lupo. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera, sono la signora Maria Pia. Molto brevemente, ho fatto una asportazione di un carcinoma duttale in situ un anno e mezzo fa. Ho seguito un ciclo di radioterapia e mi chiedevo se nella mia situazione posso fare il vaccino con tranquillità. Chiudo la telefonata e ascolto. Mi dica solo da dove chiama, signora Maria Pia? Chiamo da Pescara. Sì. Prego. Sì signora, buonasera. Il vaccino può essere fatto, perché lei rientra comunque anche in una categoria a rischio, sì. E pertanto può farlo, sì. Non può correre nessun rischio. Il rischio zero non esiste in non medicina, esiste. Questo glielo ricordo per qualsiasi cosa, ogni vaccino ha tutto un farmaco, 90-95, esatto, se io mi becco quel 10%, quel 5%. Ma per tutti i farmaci, esatto, in medicina, ha ragione, intervento chirurgico, quindi rischio zero. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera. Mi scusi, volevo fare una semplice domanda, sì. Io ho 66 anni, però non mi sono iscritta. Faccio ancora in tempo a iscrivermi per la vaccinazione? Da dove chiama, signora? Io chiamo da Pescara. Ma non ho capito, 66 o 76? No, 66. Ma ha una patologia cronica? Beh, diciamo che ho il tesserino per diabetica. Allora sì, signora, deve farlo, lei deve farlo, sì. Sì, ma faccio ancora in tempo ad iscrivermi? Certo, ci si registra in qualsiasi momento, però poi magari nel fissare l'appuntamento si seguirà l'ordine di prenotazione, quindi... Ah, ecco, va benissimo. Credo, la ringrazio. Di priorità per patologia, sì. Però sì. Adesso... Regione Abruzzo, assessorata alla sanità, deve... diciamo sbagliare, iscriversi tutte le... manifestazione di interesse. Altra telefonata per la dottoressa Soldato. Pronto Rete 8? Sì, buonasera. Buonasera. Da dove chiama? Da Montesilvano. Prego. Salve dottoressa, buonasera. Io in quanto operatrice sanitaria ho fatto entrambi le dosi del vaccino e volevo chiedere, riguardo, volendo conoscere
il numero, insomma, degli anticorpi, e quindi volendo fare un sierologico, se c'era un tempo entro cui, insomma, farlo, quanto doveva passare? Guardi, quasi tutti i vaccini a doppia dose raggiungono il massimo dell'efficacia dopo la prima, o la, dipende dal tipo di vaccino, o la seconda settimana di somministrazione della seconda dose. Pertanto subito dopo la seconda dose è possibile fare questa valutazione sierologica. Ok, ma, e poi volevo chiedere un'ultima cosa. Con una specifica, diciamo, quantitativo. Sì, quantitativo, ma di proteina, di anticorpi anti-spike, specifici, sì, proprio, sì, perché sono quelli prodotti dalla vaccinazione. Sì, e comunque questi anticorpi poi continueranno ad aumentare, a crescere un po' nel corso dei mesi, o su per giù comunque è quello il numero? La cinetica anticorpale è in qualche modo, come numerosità, i valori possono anche scendere, sì, come normalmente accade, non si mantengono a livelli alti, a meno che probabilmente non ci sia un effetto booster da contatto con il virus selvaggio. Quindi gli anticorpi, comunque l'immunità rimane, almeno per un anno abbiamo la sicurezza che rimanga. Poi altri studi, okay, e altre situazioni anche di circolazione di varianti ci detteranno un po' la linea da seguire. Faccio io una domanda, certo, all'operatrice sanitaria di Montesilvano. Ha avuto qualche, sì, effetto collaterale prima, seconda dose? No, assolutamente no. Ha fatto il Pfizer? Un po' di, sì, da operatore sanitario. Ho fatto il Pfizer, sì, sì. Okay. Grazie, era una mia curiosità. Grazie a voi, buonasera, buon lavoro. Buonasera, altra telefonata, mi fa segno Gigliola. Io intanto comunico a Gigliola, perché l'ho visto sul mio cellulare, che sono già arrivate diverse mail per la dottoressa Soldato. Intanto diamo spazio a questa telefonata. Pronto, Rete 8? Buonasera. Buonasera, da dove sono chiama? Gianni. Chiamo da Vasto. Sì. Vi seguo tutti i giovedì. Grazie Gianni, troppo buono. Vada. Volevo porre una domanda alla dottoressa. Sera. Senta, volevo chiedere, mia madre domani è stata chiamata per il vaccino a Vasto. Sì. Lei veramente è un po' scettica, ha 88 anni, sì, però non ha problemi di nessun tipo. E vorrebbe non farlo. No. Poi un'altra domanda le volevo fare, sempre inerente a questo. Lei ha fatto in pratica il vaccino per l'influenza due o tre mesi fa. Non è che influisce sul vaccino, oppure può creare dei problemi particolari? Questa è la mia domanda. Grazie. Allora, grazie al nostro fedelissimo Gianni D'Avasto, e un salutone alla mamma, dottoressa. Allora, la mamma è 88 anni, la fa. Gode di buona salute. Lo deve fare. Lo deve fare, perché il fattore di rischio in questo caso è l'età e non la malattia. Quindi purtroppo l'età, indipendentemente dalla malattia, costituisce comunque un importante fattore di rischio. L'antinfluenzale non controindica la vaccinazione. Qualsiasi vaccino può essere somministrato a distanza di 2 settimane, certo, dalla vaccinazione anti-Covid, quindi può tranquillamente affrontare la vaccinazione. Mi sa che domani la signora, la mamma di Gianni, deve rispondere presente sì, alla convocazione a Vasto. Sì. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Pescara. Prego. Sono la signora Rosa. Signora Rosa, buonasera, prego. Buonasera. Senta, io ho una figlia studentessa di medicina che deve fare dei tirocini presso l'università. C'è tanta confusione. Vorremmo sapere se ha diritto o ha dovere a vaccinarsi. Allora, hanno diritto o dovere a vaccinarsi, sì, gli studenti di medicina? Sono esposti comunque al rischio, sì, al pari di un operatore sanitario. Ma è già cominciata, mi sa, anche voi a Pescara, sì, a Chieti mi sembra che è iniziata. Perché Chieti è anche l'università, quindi è diverso l'atteggiamento. E voi iniziate domani al Palabecci, sabato. Sì, iniziamo al Palabecci. Quindi, Sabato iniziamo con le categorie più giovani. Domani invece si fanno gli ultraottantenni. E quindi la figlia della signora Rosa
deve, dovrebbe farlo, sì. Dovrebbe farlo. Però questo dipende poi da ogni singola ASL, cioè l'università. Chieti si è organizzata proprio perché è all'università, certo. Quindi questo problema della frequenza. Sentiamo cosa dice la signora Rosa. Posso? Sì, dica. Posso chiedere di preciso, c'è una piattaforma, guardi che c'è veramente tanta confusione, perciò glielo chiedo, c'è una piattaforma sulla quale si devono iscrivere perché so che c'è una scadenza domani? C'è una piattaforma con una scadenza domani? Forse è una piattaforma dell'Università d'Annunzio. Non è quella regionale. Questo non glielo so dire. Probabilmente. Probabilmente è una piattaforma dell'università. Va bene, l'importante è che mi abbia detto che sono tenuti. Ma sua figlia studia a Chieti, mi scusi. Sì, a Chieti. A Chieti hanno già iniziato le vaccinazioni. Io so che hanno già iniziato a Chieti. Il primo è stato il rettore a farsi vaccinare. Certo, anche quindi per i tirocinanti. Credo di sì, magari faccio una telefonata domani mattina alla segreteria della D'Annunzio. Della piattaforma sinceramente non le so rispondere. Se c'è qualcheduno dell'Università D'Annunzio che sta seguendo questa trasmissione e che riesce a darci qualche indicazione precisa, può chiamare i nostri numeri e così magari la forniamo anche ai nostri telespettatori. Ci trova impreparati da questo punto di vista. Sarebbe veramente utile per tutti. Cerchiamo di fare il possibile, signora. Grazie a lei, bocca al lupo per sua figlia. Buona serata. Altra telefonata, mi fa segno Gigliola. Pronto, rete 8? Buonasera. Buonasera. Siamo da Pescara. Sì, prego. Senta, io ho diverse patologie. Volevo sapere per il fare il vaccino. Sono diabetica, ho problemi polmonari. Ho avuto un'ischemia cerebrale 2 settimane fa e ho anche tante altre patologie, compreso un tumore, che sto in questo momento è fermo. Sì, signora. Volevo sapere dalla dottoressa. Certo, signora, lei mi dice che però ha avuto un'ischemia di recente, giusto? Già è stabilizzata la cosa oppure? È stabilizzata, sì, in questo momento è stabilizzato. Ho avuto un incidente con questa ischemia, che io ero alla guida e praticamente all'improvviso non ho visto più niente, sono svenuta. Oh. E mi sono andata a sbattere a una pianta. Guardi signora, adesso dopo che si è ristabilita per bene il vaccino dovrà farlo anche lei, sì. In virtù di queste. Però dottoressa, come si fa per farlo? Signora, perché c'era da registrare. Medico curante, sì. Che io non mi dà niente. Dice sempre non ti serve. Allora deve fare? Non glielo darà il vaccino il suo medico curante. Lei dovrebbe. Quanti anni ha, signora? 63. Doveva registrarsi comunque sulla piattaforma del Dipartimento della Salute Sanità della Regione Abruzzo. Cioè doveva manifestare questa volontà alla vaccinazione iscrivendosi in questo portale. Comunque lo può ancora fare. Sì, non è chiuso, in qualsiasi momento. No, anche domani mattina. È sempre mattina. Attivo, il portale è sempre attivo. Si tenga vicino il tesserino sanitario, i suoi codici di esenzione, perché dovrà fornire tutti i dati, codici fiscale. Ma lo può fare anche domani mattina. E a chi ci deve telefonare? No, deve andare. Ci sono anche dei numeri di telefono. Ci sono anche, c'è un numero verde. Sì, ci sono dei numeri riportati, però deve accedere al portale. Certo. Lì avere tutte le informazioni. Magari si faccia aiutare anche da qualcuno se non ci riesce. Deve andare sul sito dell'assessorato alla sanità della Regione Abruzzo, il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, e trova proprio manifestazione di interesse per il vaccino e si deve iscrivere lì. Va bene. Io vi ringrazio. Grazie a lei. Buona serata. Bocca al lupo per tutto alla signora. Chiedo a Gigliola di pazientare perché sono le 21.30, devo andare, con le telefonate ovviamente, sono le 21.30, devo andare tassativamente in pubblicità, poi quando rientriamo telefonate e anche le mail dei nostri telespettatori. A tra poco.
Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata ai vaccini anti-Covid. Ne stiamo parlando con la dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico, unità operativa complessa, igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'ospedale di Pescara della ASL di Pescara. Avevamo in sospeso delle telefonate per la nostra ospite, do spazio, ti fa segno Gigliola dalla redazione, sì, e poi andiamo con le mail. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, in linea, sì. Signora, in diretta. Da dove chiama? Sì, buonasera, io chiamo da Pescara. Prego. Chiamo da Pescara, mi chiamo Maria Cristina Curia. In realtà, più che fare una domanda, volevo intervenire sulla domanda che ha fatto prima la mamma di quella, quella ragazza tirocinante, sì. Poiché io sono una docente dell'università. Grazie del suo contributo. Volevo dire sì, che in realtà oggi è apparso un avviso da parte del rettore dell'università, sì. In cui ha avvisato tutti i docenti e il personale amministrativo e i tirocinanti che potremmo vaccinarci sabato sia a Pescara che a Chieti. Grazie. Quindi anche i tirocinanti dell'area sanitaria potranno essere vaccinati, sia i tirocinanti verranno vaccinati a Chieti. Sì, grazie di questa informazione preziosissima. La telespettatrice di prima ci aveva trovato un po' spiazzati su... No, anche perché volevo soltanto aggiungere che i tirocinanti effettivamente sono molto preoccupati, dato che frequentano l'ospedale, per cui certo. Sono molto preoccupati e aspettavano con ansia questo vaccino e finalmente insomma il rettore ha dato questa possibilità. Ecco, quindi volevo tranquillizzare anche quella mamma che ha telefonato prima. E ne hanno tutte le ragioni ad essere preoccupati, sicuramente. Grazie professoressa, grazie, è stata gentilissima. Okay. Un'informazione preziosa, grazie. Intanto l'ha notata se dovesse servirmi, quindi da domani. Sia a Chieti che al Palabecci, sì, a Pescara. Sabato al Palabecci a Pescara e alla clinica odontoiatrica a Chieti per i tirocinanti e per i docenti di Chieti, invece a Pescara per i docenti di Chieti, però residenti a Pescara. Grazie professoressa, gentilissima, okay. grazie tante a lei. Arrivederci. E buon lavoro. Altra telefonata, mi fa segno Gigliola, pronto Rete 8, abbiamo risolto anche un problema. Pronto Rete 8? Sì. Sì, è in linea, da dove chiama? Sì, chiamo da Pescara. Prego. Da Pescara? Sì, prego, faccio la domanda. Senta, io volevo chiedere alla dottoressa, io sono riuscito ad iscrivere mia madre nella piattaforma, ma non ho ricevuto al momento nessuna notifica. E inoltre ho messo, mia madre ha 87 anni, tra l'altro io non ho scritto, non ho dimenticato di scrivere che lei è anche diabetica, non fa l'insulina ma comunque è diabetica. E poi volevo chiederle, io sono un insegnante, noi che ho diciamo 57 anni, sarò chiamato anch'io e quando? Perché io sono già stato messo più volte in quarantena a causa di alunni che erano stati contagiati. Allora, per quel che riguarda la mamma, si è registrata da quello che ho capito sul portale della Regione Abruzzo e quindi verrà chiamata, perché con gli ultra ottantenni abbiamo iniziato da qualche giorno, per cui a breve verrà sicuramente chiamata. Invece lei si è anche registrato o no? Io non mi sono, come insegnante non mi sono registrato, non sapevo che c'era questa possibilità. No, deve... era la mamma che sbaglio si era dimenticato di annotare che è diabetica. Certo. Vabbè, ma comunque va per età, analisi gli ultra ottantenni indipendentemente dalle comorbidità, quindi verrà comunque chiamata a breve. Certo. E anche lei verrà chiamato perché gli operatori scolastici, insegnanti, forze dell'ordine cominceranno anche se ad essere certo. vaccinati. Noi incominceremo sabato a Pescara. Ma dobbiamo comunque iscriverci perché io non mi sono iscritto. Sì, dovete comunque iscrivervi, sì. Sì. La manifestazione di interesse va comunque fatta. Ok, sul portale. Sì,
Perfetto, la ringrazio dottore. Prego, grazie a lei. Carissimo, la ringrazio molto. Grazie. Prego. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Pronto? Buonasera, io chiamo da Montesilvano. Buonasera signora. E volevo chiedere alla dottoressa alcune cose riguardanti i problemi che ha mia madre, che ha 93 anni. Prego. Allora, mia madre soffre di anemia perché ha mancanza di piastrine e di ferro. È affetta da epatite C e ha quindi problemi anche di circolazione per le gambe e ha avuto qualche piccola ischemia. Ed è allergica agli antinfiammatori e agli antidolorifici. Potrà sottoporsi al vaccino? Che tipo di allergia ha manifestato e quando la mamma ha manifestato questa allergia? Mia madre sì, almeno 10-12 anni fa, però lei assume la tachipirina quando ha dei dolori, quindi insomma l'ha avuti 10-12 anni fa e da allora non... Ha avuto delle allergie, parlando di anafilassi, quindi interessamento? No, si è gonfiata la gola poi delle allergie tipo orticaria, ecco. Ecco, ho capito. Guardi, la mamma è una buona candidata alla vaccinazione proprio per età e per queste patologie concomitanti, quindi... Sì. Quando affronterà poi tutto il colloquio prevaccinale, se dovessero venire fuori ulteriori controindicazioni, al momento così come lei le ha elencate, controindicazioni non ci sono alle vaccinazioni. Ho capito, perché ho chiesto al medico curante ma non mi ha saputo dare nessuna risposta, dice che c'è un medico nel momento in cui si fa sì, per quello dicevo, vaccino. Così come ha raccontato lei le malattie e tutti i problemi della sua mamma, non ci sono controindicazioni. Poi se ci saranno ulteriori approfondimenti questo aspetti va così come l'ha elencati lei, non ci sono problemi, ma se facciamo approfondimenti magari può emergere qualcosa di... C'è un colloquio prima della vaccinazione. Esatto, c'è un colloquio anamnestico per evidenziare eventuali controindicazioni. Sì. E sente, assume anche lo Zyrtec, chiaro, sempre per problemi circolatori, Zyrtec? Allergia a che cosa allora? Perché prende cronicamente lo Zyrtec la mamma? Cronicamente lo Zyrtec, sì. Perché sì, cosa? Perché c'ha sempre questi pruriti, ha sempre lei sì. Ah, sì, ho capito, per via... Sì. Sì, e poi il chiaro, sempre per la circolazione. E questo aiuta anche l'antista... Sì. Dovrà sospendere eventualmente questi farmaci lo Zyrtec anzi ci viene in grosso aiuto. Quindi deve continuare ad assumere tutti i farmaci, compreso lo Zyrtec. Benissimo, è stata gentilissima, grazie mille. E buonasera. Grazie, in bocca al lupo alla signora per la sua mamma. Altra telefonata mi fa segno Gigliola. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera, sono dall'Aquila. Sì, buonasera. Pronto dall'Aquila. Sì, buonasera. Senta, io voglio sapere una cosa, io sono diabetico, più sono fibrillazione atriale. Quanto tempo c'è? Sono 78 anni, quanto tempo ci sono da fare il vaccino? 78 anni, diabetico con fibrillazione atriale, quando potrebbe essere chiamato? Quando potrebbe essere chiamato è dell'ASL dell'Aquila, quindi dipende anche dall'organizzazione che si è data all'ASL dell'Aquila. Lei è tra le categorie chiaramente prioritarie che devono essere vaccinate con le problematiche che ha elencato. Per cui... Fanno più testo le priorità patologiche che l'età in questo caso. Esatto. Chi può dirlo? Non lo sappiamo, dipende dalla... Quando si inizieranno le categorie a rischio. Le categorie a rischio, l'ASL dell'Aquila sarà sicuramente uno dei primi a essere chiamato. Sì. Va bene? Chiedo scusa, mia moglie ha insufficienza respiratoria. Insufficienza respiratoria, cioè kit per poter respirare la notte. Sì, CPAP. Prego, faccia la domanda. Sarà in base all'80%. Quando...
sé. E vale lo stesso discorso anche cosa. Per sua moglie, sì. Quindi sì. È l'ASL dell'Aquila che inizierà a chiamare secondo delle priorità, ma sarà la sua, l'azienda sanitaria di appartenenza sarà a determinare però, i tempi. Ha cioè, dei requisiti per sì, sì, ha dei requisiti prioritari, questo non c'è dubbio. Però la partenza adesso non sono in grado. No, no, ma sta partendo anche l'Aquila con le vaccinazioni, quindi probabilmente se non sarà questa settimana, visto che siamo quasi alla fine, la prossima immagino che verrete chiamati. Bocca al lupo al nostro amico dell'Aquila, altra telefonata mi fa segno Gigliola dalla redazione, sono le 21.42, pronto alle 8? Pronto, buonasera, sono 10 video. Chiamo da Teramo. Buonasera. Una domanda devo fare. Io ho avuto il coronavirus, sono stato ricoverato 26 giorni all'ospedale di Atri. La domanda che vorrei fare alla dottoressa è questa, nel senso, quando devo fare il vaccino io, se quando, perché nessuno mi sa dare una risposta ben precisa. Grazie. Allora, simpaticissimo, sì, simpaticissimo. Allora io vorrei sapere quando ha avuto il Covid lei? È ancora in linea? Sì, io sono in linea. Quanto io tempo fa è stato ricoverato? 3 mesi fa, io esattamente il 1° di novembre e sono uscito il 26 di novembre. Okay. Ho fatto 4 TAC e tanto altro, mi dica. Allora, noi generalmente dipende in Italia rispetto al resto del mondo. Le linee guida internazionali non raccomandano nessun intervallo di tempo dopo la malattia Covid. In Italia, almeno in regione, nella nostra regione, attendiamo quella che è la fine di una o l'indebolimento di una presumibile immunità naturale, che può essere dopo, da 3 a 6 mesi dopo l'infezione. Quindi lei il vaccino comunque dovrà farlo, ma è bene attendere una fase successiva rispetto a quella iniziale, almeno per l'organizzazione che è stata data qui in Italia e in Regione Abruzzo. Ho capito, io che chiedevo, a chi mi devo rivolgere, sempre al mio dottore di... Per fare la vaccinazione? Sì, la vaccinazione. Allora, deve iscriversi, lei quanti anni ha, scusi? Sabato faccio 72 anni. 72, ma ha delle malattie croniche? No. Ringraziamo il tiro. Allora, signore, lei non accede in questa prima fase perché è una persona di 72 anni sana al momento. Che ha avuto il Covid. Che ha avuto il Covid, quindi sta un po' in fondo alla fila. Ecco. Che quindi ha delle belle barriere immunitarie, belle affilate. Ho fatto anche le cose immunitarie. Ecco, vedi, c'ha anche gli anticorpi. Quindi può aspettare. Può aspettare perché sta bene, grazie al cielo. Grazie a lei, bocca al lupo al nostro amico di Teramo. Allora, Gigliola mi sta passando un'altra telefonata, però agevola anche il lavoro di Gigliola, smaltisco io intanto un paio di mail. Ho 67 anni, sono affetto da artrite psoriasica da una decina d'anni, attualmente in cura con il farmaco biologico Umira. È consigliabile fare il vaccino? Sì. È consigliabile fare il vaccino, sì. Se può rimodulare anche la terapia è da chiedere allo specialista perché al reumatologo. È un farmaco immunosoppressore e abbiamo già detto anche nella volta precedente che su questo particolare gruppo di persone l'efficacia del vaccino non è stata un consulto col proprio specialista. Sì, se può rimodulare la terapia in modo da rendere il sistema immunitario più attivo, tra virgolette, senza che però la malattia poi riprenda in forma acuta. Certo. Quindi aggiunge, ho una priorità di chiamata con il codice di esenzione 045? È da vedere. Sulla base anche di tutti i codici che verranno fuori.
Simona, appartengo al numero purtroppo alto di soggetti che soffrono di asma allergica e vorrei sapere se, in caso di contagio da Covid, questa mia patologia pregressa mi espone al rischio di contrarre il coronavirus nella sua forma più violenta o comunque a reagire peggio alla malattia. Allora, bisogna vedere che grado di asma allergico ha. Dipende anche dal tipo di, se è un asma allergico grave, non controllato, in terapia. Quindi bisogna vedere anche il grado di asma. Anche qui bisogna un consulto con lo specialista. Detto così, asma allergico non ci dice granché. Aggiunge Simona, inoltre mia cugina ventenne ha effettuato il vaccino da HPV da poco ed è inserita anche nelle liste dei soggetti fragili che dovrebbero accedere al vaccino Covid nella fase 2. Quanto tempo deve trascorrere tra la somministrazione del vaccino contro l'HPV e il vaccino contro il Covid-19? Come per tutti i vaccini sono sufficienti 2 settimane. 2 settimane. Vaccini inattivati parlo, perché l'HPV è un vaccino inattivato, quindi... 2 settimane. E siccome desidererebbe, sempre sua cugina, programmare una gravidanza, quanto tempo prudenzialmente dovrebbe trascorrere tra la somministrazione del vaccino contro il Covid e l'inizio di una gravidanza? Allora, non c'è nessuna raccomandazione, tant'è che il vaccino da molte agenzie, da molte società scientifiche non è neppure controindicato durante la gravidanza. Il vaccino viene, si completa considerando le due dosi, quindi le due dosi ad esempio di Pfizer o Moderna. Comunque consideriamo un mese tra la prima e la seconda dose, 28 giorni. Comunque abbiamo detto che l'immunità si completa dopo 15 giorni, quindi dopo 15 giorni dalla seconda. Un mese e mezzo. Ma anche se capita prima non c'è nessuna controindicazione, però se la signora vuole programmare, allora da 2 settimane dall'ultima dose non c'è più nulla. Quindi complessivamente tra la prima e seconda dose, un mese e mezzo, due mesi di tranquillità. Telefonata, diamo spazio alle chiamate dei telespettatori. Pronto alle 8? Salve, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Dalla provincia dell'Aquila. Prego. Allora, poiché io sono rappresentante delle forze dell'ordine, come voi ben sapete, per noi è prevista la vaccinazione con AstraZeneca. Poiché è documentato il fatto che AstraZeneca sia meno efficace rispetto a Pfizer e Moderna, è lecito avere delle perplessità in merito anche alla luce delle ultime notizie come quella della Germania e quindi voler aspettare per fare Pfizer Moderna, oppure voi consigliate di fare il vaccino AstraZeneca senza particolare remore? Sì, dottoressa. Allora, sulla qualità del vaccino AstraZeneca, sebbene sia diffusa l'informazione che l'efficacia sia del 60%, in realtà bisogna fare una serie di considerazioni su questa reale efficacia, perché innanzitutto c'è una rivalutazione in corso di tutti i dati, ultimi dati del trial clinico. E in questa rivalutazione dei dati, in questa ulteriore analisi, è emerso che in realtà non è reale il 60%, perché si è visto che il 60% riguarda l'efficacia quando le due dosi di vaccino AstraZeneca sono somministrate a un intervallo minimo di 28 settimane. Quando questa, tant'è che anche AIFA si è pronunciato su questo aspetto, quando prolunghiamo... 28 giorni? Sì. No, 28 settimane. 28 giorni, scusi, un mese. Quando invece prolunghiamo l'intervallo, perché è autorizzato da 4 settimane a 12 settimane, quando prolunghiamo invece l'intervallo tra la decima e la dodicesima settimana, la efficacia balza a oltre l'80%. Quindi la rimodulazione anche degli intervalli tra le dose aumenta l'efficacia. Questo ha portato anche a rimodulare la fascia d'età, no? Che è stata alzata da 55 a 65. Quindi ci sono una serie di... Perché non dimentichiamo, è la cosa che deve emergere anche in questa giungla di vaccini, è che le autorizzazioni sono state concesse in breve tempo, in quella che si chiama revisione ciclica. E nel senso che man mano che...
scetticismo. Sì, perché la revisione ciclica significa che a man mano che arrivano i risultati degli studi in corso vengono subito analizzati, perché nella normalità si fanno prima gli studi, si raccolgono i risultati e poi alla fine si analizzano. In questo caso invece vengono spesso delle nuove evidenze che cambiano completamente lo scenario. Il mondo aveva bisogno e tra l'altro va anche considerato un altro aspetto di quei vaccini, per quei vaccini che hanno un'efficacia inferiore rispetto ad esempio a Moderna e a Pfizer, ovvero che quando noi consideriamo il 60%, il 70%, l'80% di efficacia, lo consideriamo in base a una circolazione abbastanza diffusa del virus. Ma quando consideriamo in un'ottica di vaccinazione di sanità pubblica, quindi di grandissimi numeri, quel 60% è destinato ad aumentare, perché con la bassa circolazione chiaramente diminuisce anche la probabilità di infezione. Quelli sono i numeri, quindi, che emergono dal trial che è stato fatto. Ci sono tante considerazioni, quindi AstraZeneca in realtà si è dimostrato e gli studi stanno dimostrando che è un vaccino ugualmente efficace. Nostro amico, altre perplessità? Anche perché nulla, è stata chiara ed esaustiva, la ringrazio. Magari adesso arriva il Johnson & Johnson, perché, l'unica dose, sì, e riusciamo a superare anche queste perplessità. In bocca al lupo al nostro amico delle forze dell'ordine della provincia dell'Aquila. Stava dicendo, dottoressa, l'ho interrotta. No, perché ci sono anche studi che dimostrano che questi vaccini vettoriali come Johnson, quello che dovrebbe arrivare probabilmente a metà marzo, se ne parla dell'autorizzazione all'immissione al commercio, e AstraZeneca comunque hanno dimostrato una buona efficacia contro alcune varianti, quindi staremo a vedere anche questo. Altra telefonata, vedo Gigliola con due telefoni in mano. Pronto, Rete 8? Sì, buonasera. Buonasera, mi chiamo Serena, sì? Da Pescara. Buonasera Serena, prego. Ho 48 anni e chiamavo per un'informazione. Sì. Io ho la mastocitosi sistemica e la tiroidite di Hashimoto e come salvavita devo avere la puntura di adrenalina. Siccome ero interessata a fare il vaccino, volevo sapere se ci sono delle controindicazioni, avendo una patologia rara e soggetta a delle reazioni importanti, particolari. Sì. Resti in linea, Serena. Dottoressa. Allora, lei perché dovrebbe fare il vaccino? Appartiene a qualche categoria? No, quando mi toccherà, come lei è giovane, giovane, quindi guardi, la mastocitosi costituisce essenzialmente una precauzione alla vaccinazione, quindi la sua vaccinazione andrebbe prima valutata da un allergologo e l'eventuale vaccinazione somministrata in ambiente protetto. Quindi è importante prima una valutazione allergologica, spesso si suggerisce una premedicazione da un giorno prima, 5 giorni dopo con antistaminico, quindi ci sono dei protocolli da seguire in questo senso. Io normalmente prendo lo Zyrtec. La cetirizina, la cetirizina è quella che normalmente, però la consulenza allergologica in questo caso è importante. Per la, per la valutazione, esami specifici, per le chinasi, le triptasi, scusi, quindi insomma ci sono delle valutazioni. Cosa dovrebbe fare la nostra amica Serena? Andare da un allergologo. E fare i test. Quindi prima questo. Sì, una consulenza allergologica anche per valutare un po' dei parametri importanti. Ok, ai fini del vaccino. Sì, sarebbe opportuno fare così, perché comunque il vaccino a persone come lei va comunque somministrato in ambiente protetto. Sì, va bene. Ok, grazie. Va bene. Grazie, grazie. Arrivederci. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto. Ciao, pronto, buonasera, chiamo da Penne. Buonasera. Un'informazione, allora io ho mia madre che si è operata da un anno al cuore, ha messo una valvola aorta. Lei è allergica a delle medicine di tipo antibiotico, Voltaren, allergica al lattosio. Volevo sapere se ci sono
controindicazioni comunque, cioè di cosa è fatto questo farmaco, se lo possiamo sapere, se si sa, cioè, mi dite, ditemi voi. Sì, guardi, resta in linea, dottoressa. Allora, la mamma che tipo di allergia ha manifestato, quanto tempo fa anche, se sono allergie recenti oppure lontane nel tempo? No, sono allergie che già da 10 a 15 anni. E poi non, sì, non ha assunto più quelle sostanze e no, non si sono più manifestati questi episodi? Lei ha degli shock anafilattici, sì, sì, lei si assume qualsiasi tipo cioè, di questo farmaco, comunque gli fa male, cioè le va proprio shock anafilattico. Cioè si è scioccata, quindi ha fatto l'adrenalina la mamma? No, l'adrenalina no, perché l'abbiamo presa in tempo, però okay, comunque ha si chiude la gola. Certo, certo. Abbiamo fatto varie prove allergiche, sì, sì. Quindi va. Infatti eravamo. Allora, sì, in linea generale non ci sono, da quello che mi dice lei, componenti del vaccino che hanno comunque interferito con le reazioni allergiche della mamma. Almeno il vaccino, sì, Pfizer e il vaccino Moderna non contengono componenti o molecole rispetto a quelle che mi ha detto che possano indurre reazioni allergiche. Però in questo caso, anche in questo caso, sarebbe opportuna prima una consulenza allergologica per valutare e inquadrare bene le allergie della mamma e poi procedere anche in ambiente protetto. No, l'unica cosa che mi chiedo, cosa chiedere alla dottoressa, cioè di che cosa è composto? Io alla dottoressa dovrei dire di che cosa è composto. Guardi, questo il vaccino, l'allergia nota al vaccino è l'allergia al PEG, che è molto simile a una molecola che si chiama polisorbato ed è presente in alcuni farmaci. Quindi me lo dovrei scrivere questa cosa. Sì, però la dottoressa, se va dall'allergologa, ci sono delle linee guida proprio della Società Italiana di Allergologia e Immunologia che indicano proprio la strada da percorrere per i soggetti allergici. Okay. Quindi se parla con l'allergologa la saprà indirizzare molto bene. Ecco, infatti questa è la domanda che mi facevo, è come sapere di che cosa era composto. Guardi, la molecola che potenzialmente può scatenare allergia si chiama PEG. Peg, ho capito, ok. Poi comunque con tutte le altre medicine che prende lei per questa per il cuore, tipo Coumadin, cardio, corbio, sì, prende un anticoagulante e il vaccino può essere somministrato, facendo attenzione chiaramente alla modalità di somministrazione, esercitando una pressione più prolungata dove è stata fatta l'iniezione, proprio per evitare ematomi e sanguinamenti. Okay. Però la questione, diciamo, la parte allergologica va valutata chiaramente da uno specialista. Grazie, okay, grazie dottoressa. Ok, la ringrazio. Grazie alla nostra amica. Io ho un minuto, Giuliola, riusciamo a smaltire? Vedo che stanno arrivando. Cerchiamo di essere veloce. Una breve, perché ho visto che ce ne sono, sì, di brevi. Posso sintetizzare anche quella della casa, cioè la figlia di una signora ospite di una casa di riposo a Montesilvano, dice che è stato manifestato l'interesse sulla piattaforma regionale, ma la signora non è ancora stata vaccinata. Invece la figlia dice che gli ospiti dell'RSA già da tempo sono stati vaccinati. Perché questa disparità di trattamento? Mi sembra di aver capito che da ospite di una RSA. No, è una casa di riposo di Montesilvano dove è ospite la madre. Ecco, io per quello ne volevo una più, sì, breve, perché su questa volevo fare un approfondimento. Io purtroppo devo andare in pubblicità. Allora, chiamo subito la pubblicità e poi torniamo su questa mail che merita sicuramente un approfondimento. Ci vediamo tra pochissimo.
Alle 22.03 di nuovo in diretta da studio per l'ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata ai vaccini anti-Covid. Ospite la dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico, unità operativa complessa, igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'ospedale di Pescara ASL di Pescara. Vedo Gigliola nel mio monitor di servizio carica di telefonate e quindi do spazio a quella mail che avevamo letto a metà. Scrive Liliana: nella casa di riposo in Montesilvano, dove ospite mia madre, non si è provveduto alla vaccinazione fino ad ora, nonostante l'amministrazione mi abbia garantito di averne fatto richiesta sulla piattaforma. Preciso che trattasi di casa di riposo e non RSA, nelle quali invece le vaccinazioni sono già state effettuate da tempo. Perché questa differenza ritardo? Sono iniziate le somministrazioni agli over 80 che possono recarsi nei presidi organizzati e non si è ancora provveduto per quegli anziani ospitati in case di riposo e che non possono uscire. Se mia madre abitasse con me, io potrei portarla a farle vaccinare. In particolare mi riferisco alla casa di riposo Villa Felicioni di Montesilvano, mentre con certezza posso affermare che nella RSA De Cesaris di Spoltore la vaccinazione è stata effettuata completamente, compreso il richiamo. Grazie per l'attenzione. Dottoressa. Allora, vorrei fare una precisazione dovuta, nel senso che parliamo di RSA e di case di riposo. Ora, le RSA sono completamente differenti dalle case di riposo, perché l'RSA è una residenza sanitaria assistita dove vanno dei pazienti malati cronici, mentre le case di riposo sono struttura ad assistenza prevalentemente alberghiera, quindi è più fragile il paziente di una casa di riposo. Quindi ecco perché in prima battuta sono state fatte le RSA e ora si continua con le case di riposo, quindi sarà il turno anche a brevissimo dell'altra, sicuramente le faremo a brevissimo tutte. Apro anche un'altra parentesi, perché vedo che stanno continuando ad arrivare mail ai telespettatori. Come già accaduto in puntate precedenti, se non riusciremo a smaltirle tutte entro le 22.30, perché io naturalmente ho dei tempi televisivi che devo rispettare, chiedo l'impegno ufficiale alla dottoressa Soldato, gliele girerò, lei mi risponderà, certo, risponderà sì. A me e io poi le girerò ai telespettatori come abbiamo fatto in passato. Grazie dottoressa, andiamo con le telefonate. Pronto Rete 8? Pronto? Dottore, buonasera. Buonasera a lei. Sono Luciano, chiamo da Pescara. Prego Luciano. Approfitto per chiedere alla dottoressa, sento parlare di vaccino AstraZeneca, eccetera, eccetera. Sento dire delle fesserie, presumo che siano delle fesserie. Leggi un bugiardino e vedrai che non te lo farai, perché tra 3 anni avrai dei problemi. Perché io lo vorrei fare subito pure. Anzi, approfitto della dottoressa per chiedere. Io che sono un settantenne, sento sentire dire, fino a 65 va bene, poi dagli 85 in poi, noi che andiamo dai 65 ai 75, che dobbiamo fare? Dottoressa, allora lui dice, intanto voleva avere qualche chiarimento, perché c'è chi dice che leggendo il bugiardino del vaccino AstraZeneca. Sì, ho sentito la prima parte, sì, allora, delle trasformazioni. Il nostro amico Luciano, se non ricordo male, di Pescara, nella fascia 65-75. Che deve fare? Allora, può fare il vaccino che gli verrà offerto per quella fascia di età, che al momento potrebbe essere il Moderna. Però il Moderna viene fatto, insomma, 75-75. È autorizzato dai 18 anni in su, quindi senza limiti di età. AstraZeneca al momento ha dei limiti di età che potrebbero anche essere aggiornati a breve, sì, anche per oggi l'hanno età successiva, sì, 65, ma potrebbe anche seguire. Luciano deve aspettare, tanto non è ancora il suo turno, lei ha patologie. Sì, infatti, siccome sono la dottoressa di Pescara, sì, qui a Pescara noi non sappiamo quando e quando lo faremo, dove lo faremo. Si stanno approntando qualcosa lì vicino al porto turistico? Sì, inizieremo lì per la popolazione, cominceremo, sì. Abbiamo bisogno di spazi adeguati e quindi... Al Palabecci del porto turistico. Al Palabecci, esatto. Sì. Sì, sì. E guardi... Qui
qui, dottore, capisca un po', noi abbiamo fretta. Ha ragione, ma se fosse per abbiamo me... Abbiamo fretta perché vogliamo uscirne fuori, perché qua non se ne può più, no, insomma. Se non arrivano le dosi... Perché ci danno tutti da bottoni in alto, chi fa giallo, chi fa rosso, chi fa... Mi meraviglia che non ancora esce fuori il viola. Vabbè. Porti pazienza, bisogna, Luciano. Bisogna intanto, avere i vaccini. Intanto, avere i vaccini. Oggi l'ASL di Pescara mi comunica all'ufficio stampa, dottoressa Ceccagnoli, che è sempre gentilissima. Oggi avete lavorato a Piano d'Orta, a Bolognano, per i comuni di Bolognano, Rocca Morice e Salle. Domani a Pescara, al Palabecci, al porto turistico Marina di Pescara, circa 120 ultraottantenni dalle 15 alle 19. Poi Penne e Popoli. E sabato a Pescara al Palabecci il personale docente non docente dell'ASL. Luciano, porti pazienza che arriva anche il suo tutto turno. Tutto sarà dottore, un'intera giornata. Io ringrazio giornata. Lei, ringrazio la dottoressa per quello che fate per noi. Grazie, grazie a voi, a lei. Grazie a lei. Bocca al lupo per tutto. Gigliola con le mail, vai. Scrive Federica, chi soffre di ipotiroidismo rientra nelle categorie fragili? Con una rientra un codice di esenzione, ma comunque non è, diciamo, tra le categorie prioritarie. Vai Giuliano. Chi ha preso il Covid conviene che comunque si vaccini? Sì, conviene, secondo i tempi che poi determineremo la distanza giusta dall'infezione, ma la vaccinazione va sicuramente fatta. E ci scrive Paolo e dice: mia madre, 93 anni, ha manifestato l'intenzione di vaccinarsi sul portale della regione, è in cura per lo scompenso cardiaco, ma la domanda è un'altra: non esce di casa da 2 anni perché è affetta da maculopatia e artrosi, potrebbe essere vaccinata in casa? Sì, perché si stanno organizzando dei protocolli per le persone che comunque non si possono recare nei centri vaccinali. Probabilmente verranno coinvolti anche i medici e questa volontà di coinvolgere anche la medicina di base, quindi i medici di famiglia che potrebbero dare veramente un grande contributo in questi termini. Vai Giuliola. Massimo, ho 52 anni, sono un paziente portatore di trapianto renale immunosoppresso, vorrei sapere se posso fare il vaccino anti-Covid. Sì, lui è tra i primi a doverlo fare, chiaramente con la considerazione fatta anche prima che essendo un immunodepresso la risposta immunitaria non è prevedibile, quindi al momento non ci sono studi, quindi non sappiamo quanto efficace possa essere la sua risposta immunitaria. Giuliano. Piero, voglio chiedere alla dottoressa se per i pazienti affetti da psoriasi a placche in cura con immunomodulanti, nel caso specifico TARS, è indicato procedere con il vaccino. Sì, come tutte le persone che comunque usano per patologie farmaci immunosoppressori o immunomodulanti, c'è l'indicazione alla vaccinazione. Giuliano, vai avanti. Sì, Massimo, ho avuto la sindrome acuta di Guillain-Barré con collasso respiratorio e tetraparesi. Ci sono controindicazioni per il vaccino anti-Covid? C'è una tipologia più adatta? Allora, per quel che riguarda la Guillain-Barré, bisogna vedere se il telespettatore ha avuto una Guillain-Barré da vaccino oppure da infezione naturale, anche questo potrebbe indicarci un po' su come procedere. In linea generale gli studi indicano che un precedente episodio di Guillain-Barré in linea di massima non controindica la vaccinazione. Gisola? Soltanto se causata dalla vaccinazione, ma in questo caso non sappiamo bene. Enza scrive, ho visto sul portale che anche chi lavora negli enti di formazione accreditati alla regione può vaccinarsi. Ho provato ad inserire il codice di accreditamento regionale della mia scuola, ma non me lo riconosce. Spero che sia un disservizio che si possa risolvere presto. Inoltre volevo chiedere, per questo tipo di personale, quale vaccino è previsto? Beh, per questo personale è previsto il vaccino, penso sia un giovane, per cui AstraZeneca al momento.
Poi probabilmente arriveranno anche altri vaccini e si vedrà. Giuliana? Antonio ci scrive ponendo due quesiti differenti. Il primo, ottantenne affetto da 2 settimane da trombosi venosa in terapia con Xarelto, farmaco anticoagulante, quando potrà ricevere il vaccino? Solo dopo la stabilizzazione oppure appena verrà chiamato? Conviene in ogni forma di patologia attendere una stabilizzazione. In linea generale, ecco, conviene una stabilizzazione. L'altro, se la patologia sottostante non è stabile, certo, non conviene mai. C'era un altro quesito, vero Giulia? Sì, Giulia? La seconda, 76enne con patologie cardiache in terapia da un anno con, dice lo stesso farmaco, Xarelto, sì, farmaco è un anticoagulante. Potrà ricevere immediatamente il vaccino appena riceverà la chiamata? Sì. Se lo chiamano. Sì. Sì, penso di sì. Sì, sì. Sì, sì. Vai Giuliola, se ce ne sono ancora. No, sono terminate, almeno sembra. Aspetta, poi controllo meglio. Allora, forse è sfuggita questa che era una delle prime, magari mi correggi se è sfuggita a me che l'hai già letta tu. Sono una signora di 70 anni con dispnea, l'hai letta? No, questa no. Sono una signora di 70 anni con dispnea per sforzi modesti affetta da ostruzione cronica delle vie aeree superiori con bronchiettasie nel lobo medio e lobi inferiori, reflusso gastroesofageo, ipertensione arteriosa, pregresso episodio di fibrillazione atriale, insufficienza venosa e grave osteoporosi. Per questo motivo prendo Peptazol da 20, Lobivon da 5 mg, Copidogrel, Prolia ogni 6 mesi e di base. Inoltre sono anche un soggetto intollerante alle medicine e anche al cibo e a volte ho avuto qualche lieve allergia. Vorrei sapere se posso fare il vaccino e quale tipo di vaccino. Quanti anni ha la signora? La signora ha 70 anni, credo che si chiami Lucia, lo leggo nel suo indirizzo mail, comunque è una signora di 70 anni. Comunque alla popolazione anziana è sempre, diciamo, al momento, seguendo le indicazioni AIFA, sono raccomandati i vaccini a RNA messaggero. Che sarebbero? Moderna e Pfizer. Chiamiamolo anche col nome perché non esistono. Sì. No, perché RNA messaggero perché poi. RNA messaggero, sì, Moderna e sì, Pfizer. Quindi. Sì. E quindi conviene farlo e conviene fare possibilmente sì, questi due, uno ma di saranno quei due. Questi due, sì. Giuliola, vado, telefonata? Sì, ok, telefonate per la dottoressa Soldato. Poi faremo un po' la spunta delle mail, se a qualcuno non abbiamo risposto le girerò alla dottoressa, avrete tutti la risposta. Tanto diamo spazio a questa telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, la sentiamo. Da dove chiama, signora? Io chiamo da Monte Silvano. Prego, faccia la domanda. Allora, io devo compiere 87 anni fra qualche mese, però sono affetta da psoriasi e mi sono prenotata per la vaccinazione e adesso mi trovo anche con qualche ferita alla gamba per insufficienza venosa, diciamo. Cosa devo fare? Dottoressa, è stata già chiamata? Come la aiutiamo la nostra amica di Montesilvano? No. Ah, non è stata chiamata. No. La signora si è registrata. Sì, ha detto di sì. Si è registrata. E guardi, sarà la ASL a chiamare con gli elenchi in base ai codici di esenzione che lei ha indicato. Poi 86 anni credo anche che sì, sia per una, età, ma associata anche alle patologie quindi c'è anche una priorità legata a momenti, diciamo me. Così. Sì, sì, sì. Così andiamo un po' per intuizione, però dovrebbe essere chiamata a breve, signora. Ho capito. Va bene. Va bene. Grazie a lei e in bocca al lupo. Giuliola, altra telefonata, pronto Rete 8? Sì, salve, sono Buonasera. Francesco da Pescara. Buonasera Francesco.
Sì, salve. Allora, una domanda alla dottoressa. Io e mia moglie abbiamo avuto il Covid e quindi abbiamo fatto il test sierologico, risultiamo. Mia moglie è 3.600, che è abbastanza, credo, sia notevole, e io invece 270 di anticorpi. Volevo sapere se per noi è consigliato, oppure soprattutto per mia moglie che ha così tanti anticorpi, può aspettare fare un vaccino quando sì, farà a prescindere dall'esame sierologico, quando avete avuto voi il Covid? Sì, a novembre. A novembre, quindi potete ancora aspettare, sì, sì. Potete anche sì. Voi per età comunque avreste aspettato perché mi sembrate giovani. Sì, 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 sì. Io ho 40. Quindi comunque 40, verrete 40. Chiamati al tempo giusto, non vi preoccupate. Avete un anno di immunità, mi sembra di capire. Ecco, verrete chiamati al momento giusto. No, ma per carità, grazie. Buon per voi. Grazie. In questo caso sarà grazie. Tutto in perfetto tempo. Certo, grazie. Grazie a lei, in bocca al lupo a lei e sua moglie. Altra grazie. Telefonata, pronto rete 8? Pronto? Sì, buonasera, chiamo da Avezzano. Non ho capito, da Avezzano. Allora, sì. Mia moglie affetta da sclerosi multipla. Mi sente? Sì. Sì, può ripetere per cortesia, chiama da Avezzano? Allora, no, chiamo da Avezzano. Ah, Avezzano. Mi scusi. Niente, allora, mia moglie affetta da sclerosi multipla. Il neurologo le ha consigliato di fare il mattino. Siamo molto indecisi. Cosa ci consiglia la dottoressa? Allora, siamo molto indecisi. Ah, indecisi. No, guardi, seguendo anche la raccomandazione dello specialista, la vaccinazione è raccomandata perché sicuramente sua moglie farà farmaci immunosoppressori, presumo. E pertanto. Esatto. Prego? Sì, esatto. E pertanto è più esposta alle infezioni. Ho capito. Quindi il problema è, lo ripeto anche in questa occasione, è che per persone con un sistema immunitario non perfettamente funzionante, quanto certo. risponda e quanto sia efficace la produzione di anticorpi, questo non possiamo ancora dirlo. Ho capito. Grazie mille. Grazie a lei, bocca al lupo per sua moglie. Gigliola mi fa segno che c'è un'altra telefonata. Grazie Gigliola. Pronto rete 8? Oh, mi scusi, sono ancora Graziano da Montesilvano. Prego Graziano. Una domanda velocissima. Sì. Lei ha citato tutto un diario di località da vaccinare. È Montesilvano? No, io aspetti, lei è simpaticissimo, io mi sono rifatto a un comunicato stampa che mi è arrivato dall'ufficio stampa dell'ASL in tarda serata e citavo i prossimi immediati appuntamenti, cioè domani 19 febbraio Pescara, Penne e Popoli e poi sabato Pescara, abbiamo detto, personale docente e non docente dell'università. Si tratta di due giorni, venerdì e sabato, poi la prossima settimana. Si riparte, quindi voglio dire, sì. Sarete sicuramente coinvolti, interessati. Va bene così? Va bene. Quindi sarà questione, immagino la prossima settimana si comincerà anche a Montesilvano. Il nuovo calendario. Certo. Va bene, vediamo. Grazie Graziano, buonasera. Scusi il bisticcio di parole. Altra telefonata, vado di corsa perché siamo quasi in chiusura di trasmissione. Pronto rete 8? Pronto. Buonasera. Sì. Buonasera. Da dove chiama signora? Dalla provincia di Pescara, sì. Non siamo direttamente per me, ma per mio marito, che sì. ha fatto il vaccino AstraZeneca, però ha avuto come reazione decimi di febbre, mal di testa forte, poi dolori alle ossa, e quindi volevo chiedere se queste erano reazioni normali. Sì, sì signora, queste sono reazioni comuni dopo una vaccinazione, quindi artromialgie, febbre, cefalea, astenia, sono reazioni comuni, attese e che generalmente sono anche di lieve entità che si risolvono anche nel giro di pochi giorni. Quando ha fatto il vaccino? Pronto? È ancora in linea la nostra? Ieri. Ieri. Ma quando sono insorti questi sintomi?
dopo poche ore. Dopo poche ore, sì. È normale. Più acuti nella serata. Nella serata. Poi di solito c'è una defervescenza di tutto, quindi oggi dovrebbe stare molto meglio. Sì, e mi chiedevo la seconda dose. Di farla comunque, non sono effetti, sì, sì, collaterali. Comunque, ma guardi, in linea generale gli effetti collaterali di questa entità hanno registrato una maggiore incidenza alla seconda dose. Un po' per tutti e soprattutto per tutti i vaccini e soprattutto nei soggetti più giovani, fino diciamo intorno ai 55 anni, piuttosto che nei soggetti più anziani. Quindi sono episodi anche registrati in tutti i trial clinici, ma generalmente sono di lieve entità. Può utilizzare i comuni antinfiammatori, ibuprofene piuttosto che paracetamolo per alleviare i sintomi. Va bene, va grazie bene. A lei. Grazie. Altra telefonata, pronto Radio 8? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Lucia da Pescara. Buonasera, buonasera. Signora Lucia. Volevo chiedere gentilmente, ho un terribile ritorno di voce intanto. Volevo chiederle, se possibile, acquisire una risposta più completa in merito alla vaccinazione non del docente universitario ma del dottorando universitario. Dottoressa. Se è prevista anche per loro una condizione di favore. Dottoressa, dottorandi? I dottorandi sono assimilabili, tipo tirocinanti. Sì, tirocinanti e docenti anche, svolgono anche funzioni di docenza forse, vero? Signora, sì, signora mi svolgono sente? Anche funzioni di docenza, quindi stanno, sì. Sicuramente sì. Sì. Sicuramente sì. Devono farla anche loro. Ecco, allora devo specificare forse soltanto una cosa, non però della facoltà di medicina, ma di un'altra facoltà. Sì, ma anche i docenti di facoltà non mediche comunque vengono vaccinati. Sì, a Pescara pertanto, sabato. Quindi dovreste perfetto. Anche voi entrare nella stessa, con le stesse modalità. Ok, benissimo. Un'altra domanda velocissima, sì. Se possibile. Sì. Per un ragazzo ormai adulto che da piccolo ha avuto fenomeni di epilessia controllata e ormai non più in cura, ci sono dei problemi, c'è da sottoporre all'attenzione di qualcuno no. Prima della somministrazione del vaccino anti-Covid? No, può fare il vaccino come tanti altri vaccini, quindi è un'epilessia giovanile che attualmente si è risolta, mi sembra di capire. Sì, sì. Giusto? Sì, sì. Quindi, si è risolta. Quindi non rientra tra i fragili e può tranquillamente fare, sì, il vaccino. Sì. Grazie, la devo congedare. Ho ancora spazio per una telefonata, poi devo andare in sigla. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera. 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 Da dove chiama? Chiamo da Guardia Greve. Prego, faccio la domanda. La domanda è questa: saremo chiamati, ho 86 anni e ho 3 gravissime patologie. Saremo chiamati, ma nessuno dice come. Saremo chiamati con un MSS, saremo chiamati con una telefonata, con un qualcosa di scritto. Come saremo chiamati? Questo è importante. Grazie, dottoressa. Generalmente almeno noi chiamiamo con la telefonando telefonata alla persona, infatti nella registrazione al portale della Sanità Abruzzo si lascia il numero, sì, di telefono oltre all'indirizzo mail, però fondamentalmente con la telefonata, sì. Credo che tutte le ASL provvedano a chiamare le persone, faccia analogamente, sì, a tutte le altre. Sarà sicuramente chiamato con una telefonata il nostro amico di Guardia Greve. 22:27, dobbiamo chiudere. So che Gigliola darebbe spazio ad altre telefonate perché il suo cuore è buono, vero Gigliola? Invece ti devo salutare. Grazie, grazie per essere stata con noi, per aver lavorato. Grazie Gigliola. Sì,
ci vedremo giovedì prossimo, sì. Grazie a Francesco Specchiulli ed Andrea Di Fabio in post produzione e soprattutto a tutti coloro che ci seguono ogni settimana. Ci scusiamo con le tante persone che ci stanno chiamando, ma anche con le tante che hanno trovato i telefoni, certo, occupati, perché sono state veramente moltissime anche questa settimana le chiamate e le email che abbiamo ricevuto. Grazie. E risponderemo a tutte le mail che non siamo riusciti a evadere. Grazie alla dottoressa Soldato, grazie alla Soldato. Grazie. Come va la sua voi. Voce? Meglio, sì. Allora, è stata terapeutica questa trasmissione, sì, devo dire la verità. Pensavo e invece no. Domani è andata che cosa via l'aspetta? Domani mi aspetta un'intensa giornata di vaccinazioni. Uno studio sullo Sputnik, il vaccino anche russo. Quello è Sputnik è promettente. Comincia sì. a bucare anche paesi sì. dell'Unione Europea? Sì, l'Ungheria è il primo paese che ha autorizzato. Quindi potrebbe arrivare anche da noi? Potrebbe, anche se l'EMA ha chiarito la sua posizione, perché ha detto a noi nessuno ha mai chiesto, nessuno ci ha proposto questo vaccino, quindi ha chiarito questa posizione. Potrebbe arrivare anche questo. Sì. Grazie, grazie per essere stata con noi e buon lavoro alla dottoressa Graziella Soldato, grazie. Dirigente medico, unità operativa complessa, igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'ospedale di Pescara. Grazie, l'ho già detto, alle persone che hanno lavorato con me in questa trasmissione. Grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo intanto domenica alle 12.30 e alle 20 in replica con Medicina Facile. Parleremo delle ulcere da decubito, come possono essere trattate. Ce lo spiegherà il dottor Gustavo Velasquez, responsabile dell'unità operativa piede diabetico e ferite difficili della casa di cura Pierangeli di Pescara. Invece con Pronto Medicina Facile, come ho già detto all'inizio di questa trasmissione, ci rivediamo giovedì prossimo alle 21 in diretta e parleremo di tutte le varianti del SARS-CoV-2 con il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Grazie, buonanotte.